È possibile generare 200.000 euro in soli 4 giorni con il lancio di un prodotto? Beh, seguitemi attentamente nel video di oggi perché vi mostrerò nei minimi dettagli il lancio di un prodotto che abbiamo fatto il mese scorso e che effettivamente ha generato questa cifra in soli 4 giorni di vendite. Prima però che arrivino le shitstorm di hating ci tengo a fare una piccola precisazione. È vero, abbiamo aperto le vendite di un prodotto di cui vi parlerò tra poco che ha generato 200.000 euro in soli 4 giorni, ma ovviamente quel risultato non è il frutto di 4 giorni di lavoro, ma di mesi di lavoro che sono stati portati avanti prima di quei fatidici 4 giorni. E nel video di oggi vi mostrerò tutte le fasi che hanno portato a quel risultato. Vedremo come è stato ideato il prodotto vedremo qual è stata la strategia che abbiamo utilizzato e poi vi spiegherò nei minimi dettagli mostrandovi anche i numeri dietro questo lancio insomma tutto dietro le quinte di questo lavoro fino ad arrivare a oggi a quello che stiamo facendo in questo preciso momento quindi sedetevi comodi perché sarà un video corposo di informazioni ma in cui vi mostrerò effettivamente tutto dietro le quinte del nostro lavoro come prima cosa di quale prodotto stiamo parlando probabilmente molti di voi che sono già Iscritti al mio canale lo avranno visto, sto parlando di Copy Mastery. Copy Mastery è un percorso formativo tenuto da me e da Dario Vignali e che abbiamo deciso negli ultimi mesi di rilanciare insieme. Fino all'anno scorso, infatti, era un prodotto solo di Dario. Io avevo il mio percorso formativo, Dario aveva il suo, lavoravamo insieme perché entrambi li gestivamo insieme, però avevamo questi due percorsi separati. E Copy Mastery come prodotto esisteva già da lontano 2017. Infatti, quello che abbiamo fatto il mese scorso era il quinto o sesto lancio del prodotto e lo sapete solitamente in molti casi soprattutto quando parliamo di un ambito che non ha questo mercato gigantesco i risultati tendono a calare invece grazie al lavoro di questi ultimi mesi insieme siamo riusciti a fare un lancio superiore a tutti i precedenti ma prima di tutto perché questo cambiamento perché abbiamo deciso di portare avanti insieme questo progetto la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere è unire le nostre energie dietro la costruzione di un unico brand può portare risultati superiori che a lavorare su due brand differenti e quindi dissipare le nostre energie nella costruzione di due diversi brand? La nostra risposta a questa domanda è stata che secondo noi lavorare a un unico brand era la scelta più intelligente. Inoltre sia io che Dario abbiamo un percorso molto simile, abbiamo iniziato insieme il nostro percorso all'interno del digital marketing ed entrambi abbiamo raggiunto tutti i nostri risultati grazie alle competenze di copy, grazie alla capacità di saper creare delle community, di sapere scrivere dei testi che vendano i nostri prodotti di saper creare una strategia comunicativa tutto il nostro background lavorativo si basa su un'unica grande competenza quella della comunicazione e visto che però siamo simili ma complementari abbiamo pensato che insieme avremmo potuto creare un prodotto formativo molto migliore rispetto ai prodotti che potevamo creare da soli infatti per chi di voi non lo sapesse piccola parentesi all'interno della storia io e Dario abbiamo iniziato nel 2015 a lavorare Dario in realtà aveva già il suo blog a viva dei suoi asset, ma insieme abbiamo iniziato a lavorare nel mercato delle affiliazioni e il nostro lavoro principale era quello di trovare prodotti di altre aziende e promuoverli in giro per tutto il mondo. Abbiamo promosso prodotti in Asia, prodotti in Europa, prodotti in Italia, prodotti in America e quello che facevamo era scegliere attentamente i prodotti che ci avrebbero poi dato una commissione per ogni vendita che facevamo e costruire delle campagne pubblicitarie per riuscire a venderli, quindi creavamo delle campagne pubblicitarie all'interno di Facebook all'interno di google ads all'interno di altre piattaforme pubblicitarie e in questo modo negli anni abbiamo testato tantissime strategie di advertising abbiamo speso centinaia di migliaia di euro in pubblicità testando quasi qualunque cosa potevamo testare e questa è stata la nostra prima grande formazione in ambito copy dopodiché abbiamo dato vita a delle community dario ha dato vita alla community di marketers insieme abbiamo dato vita alla community di facebook advance che era la prima community italiana dei all'advertising su Facebook e poi abbiamo iniziato ad aiutare clienti e partner a costruire community, tanto che oggi lavoriamo con tanti grossi creator e li aiutiamo sia a sviluppare le loro community sia a monetizzarle creando dei prodotti. Quindi per arrivare al succo di questa storia abbiamo deciso che secondo noi investire le nostre energie in un unico brand, visto che le nostre competenze erano perfette per quel prodotto, abbiamo preso la decisione di creare una nuova versione di copy mastery, creare una nuova strategia di lancio e lavorare insieme per rafforzare sempre di più questo brand anche perché uno dei nostri obiettivi e dovrebbe essere l'obiettivo di chiunque ha intenzione di costruire qualcosa di serio all'interno del mercato digitale ma in realtà anche del mercato offline è quello di dar vita a brand che possano durare per tanti anni noi investiamo sui nostri asset e sui nostri brand sul lungo periodo quindi la cosa che ci interessa è che copy mastery possa esistere come realtà e anzi che sia sempre più grande non solo l'anno prossimo ma anche tra 3 o 4 anni il secondo motivo è che abbiamo visto Visto, grazie a un'analisi di Google Trend e ad altri strumenti che utilizziamo per l'analisi, che le persone interessate al copywriting sono aumentate sempre di più nel tempo e ora ci troviamo nel momento di massimo interesse storico dietro questa disciplina. Quindi a novembre decidiamo di lanciare insieme questo prodotto. A questo punto dovevamo delineare una strategia, dovevamo pensare come arriviamo dal decidere di fare insieme questo prodotto al lancio vero e proprio. Perché ovviamente non vogliamo fare le cose a caso. E gli elementi che ci servivano per riuscire a fare un buon lancio erano sostanzialmente questi. Un gruppo di persone interessate al mondo del copywriting, della content creation e della creazione di community. Poi dopo aver intercettato queste persone dovevamo riuscire a farle iscrivere a una lista email perché, come dico sempre nei miei video, uno dei nostri principali canali di conversione è l'email marketing e questo, perché lo vedremo nel corso di questo video, è uno degli elementi che ci permette di scremare attentamente chi è veramente interessato ai nostri prodotti e chi No, perché chi è disposto a leggere le nostre mail sta dimostrando un reale interesse dietro la disciplina e inoltre è un canale di comunicazione molto più personale e autentico in cui possiamo trasmettere tantissimo valore. Terzo elemento che ci serviva era un'area in cui condividere valore gratuitamente. Questo infatti è il nostro modus operandi da sempre. I nostri primi lanci dei prodotti, quello che facevamo era aprire delle community Facebook e utilizzare l'advertising e i nostri canali organici per raggruppare all'interno di queste community quante più persone interessate all'argomento che volevamo trattare e poi all'interno di queste community condividevamo valore, cercavamo di aiutare queste persone a risolvere i propri problemi professionali, mostravamo i risultati dei nostri lavori, mostravamo dei case study e insomma, davamo prova del valore che possiamo offrire. E se ci pensate, questa è un po' l'idea delle prove gratuite, delle applicazioni o delle prove gratuite dei software, ti faccio tastare con mano quello che effettivamente potrai ottenere se seguirai un percorso formativo con noi. Ora, visto che le community Facebook in certi mercati ancora funzionano, in altri un po' meno, abbiamo deciso di utilizzare un'area privata riservata che abbiamo sviluppato all'interno di, di, di un software che si chiama Circle, ovvero Marketers Pro abbiamo fatto entrare gratuitamente le persone all'interno di un'area di Marketers Pro in cui avremmo potuto condividere valore gratuitamente. Il nostro obiettivo era portare quante più persone possibili lì dentro e poi mostrargli i nostri lavori, mostrargli strategie di copy che abbiamo utilizzato negli anni, mostrargli i case study dei nostri lavori con i clienti, insomma fargli toccare con mano il valore che potevamo offrirgli. Questi erano i tre elementi che ci servivano. Da qua abbiamo iniziato a delineare la vera e propria strategia. La strategia di questo lancio... La possiamo dividere in quattro fasi quattro macro categorie la prima fase su cui abbiamo lavorato è stata quella della creazione del contesto e del sistema di credenze la seconda fase è stata quella dell'acquisizione quindi del far iscrivere le persone effettivamente alla lista dove volevamo poi fargli avere le nostre comunicazioni la terza fase è stata quella del pre lancio quindi la settimana antecedente al lancio vero e proprio del prodotto in cui avremmo condiviso valore gratuito e poi la fase di lancio quando apriamo le vendite del prodotto e diamo a tutti l'opportunità di acquistare. La prima fase è stata quella forse più lunga ed è anche quella meno tangibile, ovvero la creazione del contesto e del sistema di credenze. Sostanzialmente, quello che volevamo fare in questa fase era usare i nostri canali organici, quindi i nostri canali YouTube, le nostre newsletter, le nostre community, per parlare sempre di più di come il copywriting ci ha aiutato nel corso della nostra carriera. Quello che volevamo fare nello specifico era trasmettere il nostro sistema di credenze. Il sistema di credenze sembra un elemento molto astratto, in realtà è molto più semplice di quello che sembra. Sostanzialmente, noi per comprare, per acquistare qualunque cosa, o anche per decidere di fare una determinata attività, dobbiamo credere determinatamente cose se ad esempio io credo che l'allenamento a corpo libero non serva a nulla sarà molto difficile che mi iscriverò a un percorso di allenamento a corpo libero che inizia a fare una disciplina come il calisthenics questo vale per tutte le cose se credo che le criptovalute siano una truffa ovviamente non investirò mai in criptovalute. Stessa cosa valeva per il copywriting. Se le persone non pensano che il copywriting sia effettivamente una skill fondamentale nella propria carriera, allora non acquisteranno mai un corso al copyright. Inoltre tante persone magari pensano che il copywriting sia una competenza fondamentale, però non sanno tutte le applicazioni di questa disciplina. Quindi ci siamo presi da novembre a febbraio più o meno per creare una serie di contenuti per trasmettere le nostre credenze. Quello che volevamo far realizzare alle persone erano questi sei punti. Primo punto che ogni persona al mondo ha bisogno di persone che scrivano. Ah, queste sono esattamente le credenze che abbiamo buttato giù e scritto per copy mastery che poi abbiamo utilizzato come strategia all'interno del lancio quindi prima credenza ogni azienda al mondo ha bisogno di persone che scrivano e questo è effettivamente vero. E più i media diventano fondamentali per le aziende, più sarà importante per ogni azienda avere qualcuno che sappia comunicare in modo efficace. Seconda credenza: il copywriting è la skill di business numero uno in assoluto. E questo perché la scrittura e la comunicazione sta alla base di qualunque cosa. Vogliamo vendere una nostra idea? Dobbiamo comunicarla nel modo corretto. Vogliamo vendere noi stessi? Dobbiamo comunicarci nel modo corretto. Vogliamo vendere un nostro prodotto? Allora bisognerà costruirgli una comunicazione ad e sapere quali sono le leve psicologiche che muovono le persone. Terza credenza, il copywriting è un'arte e i copywriter sono artisti. E questo perché spesso si pensa che basti usare qualche formuletta di copy o qualche che tecnica già usata da qualcun altro per vendere un prodotto, mentre in realtà quello del copywriting è una competenza molto, molto creativa. Quarta credenza: imparare l'arte del copy migliorerà la tua vita in svariati contesti, sia personali che lavorativi. E questo perché l'arte di saper comunicare ci aiuterà in qualunque cosa vogliamo fare: ci aiuterà a far più carriera, ci aiuterà a farci ascoltare, ci aiuterà a far sì che le nostre idee non si perdano nel nulla, ma che ci sia qualcuno pronto ad ascoltarle. Credenza numero 5. Siamo nell'era dell'attenzione, ovvero l'attenzione è il bene più prezioso nel mondo di oggi, quindi una delle cose più importanti per un'azienda o per un brand oggi è conquistarsi l'attenzione di qualcuno. E qual è il modo per conquistarsi l'attenzione di qualcuno? Saper comunicare e scrivere nel modo corretto. Ultima credenza: più evolve la tecnologia, le intelligenze artificiali, e più sarà importante sviluppare una competenza creativa che abbia a che fare con l'immaginazione, con ciò che rende uniche le persone. Queste erano le sei credenze che volevano trasmettere al nostro pubblico. Adesso provate a pensarci un secondo per capire concretamente il sistema di credenze. Se voi credeste tutte queste sei cose che vi ho appena detto, sarebbe molto più facile per voi decidere di comprare un prodotto che parla proprio di copywriting, di creazione di community. E di come conquistarsi l'attenzione. Ovviamente queste credenze non ce le siamo inventate, ma sono le nostre credenze, sono cose che noi crediamo e che abbiamo validato e testato ogni giorno sul nostro lavoro. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un piano editoriale di contenuti per iniziare a trasmettere queste credenze in funzione della fase seguente del lancio, quindi di quando avremmo iniziato a fare acquisizione. Abbiamo creato dei video YouTube in cui parlavamo di copywriting, in cui trasmettavamo ognuna di queste credenze che vi ho appena detto, quindi che il copywriting è la skill più importante, insomma tutto quello che abbiamo visto. In questo modo, quando abbiamo iniziato la seconda fase, ovvero quella dell'acquisizione, molte più persone erano super predisposte a iscriversi a una lista in cui avremmo approfondito quell'argomento sostanzialmente abbiamo creato un terreno fertile per poter parlare in modo più approfondito di copywriting e per far sì che le persone avrebbero prestato volentieri attenzione a tutto quello che avremmo fatto durante le fasi del prelancio dopo questa fase è iniziata la parte un po' più tecnica ovvero quella dell'acquisizione quello che vogliamo fare noi con i nostri contenuti intercettiamo tantissime persone alcuni miei video vengono visti da 2000 persone altri da 20.000 persone ma ovviamente se non riesco a far iscrivere queste persone a un canale più privato, come può essere una newsletter, io al video successivo ho perso l'attenzione di queste persone. Quindi quello che volevamo fare era far sì che tutte le persone interessate al mondo del copy e della comunicazione si iscrivessero a una lista apposta che abbiamo creato, una lista email, ci lasciassero la loro email. In questo modo avremmo potuto comunicare con loro e soltanto con loro, senza disturbare tutti quelli a cui non gliene frega nulla del copywriting, tutto il valore che volevamo condividere. Questa fase è iniziata circa 20 25 giorni prima del lancio ovviamente la durata di, di una fase di acquisizione dipende anche dal fatto se abbiamo o no già un pubblico noi ovviamente non partiamo da zero abbiamo già tanti canali con cui possiamo raggiungere le persone quindi possiamo permetterci di fare una fase di acquisizione un pochino più corta in tanti casi invece sarà indispensabile se magari non abbiamo già una community non abbiamo già tanta attenzione far durare questa fase anche un pochino di più comunque per far iscrivere le persone a questa benedetta lista email abbiamo utilizzato due canali il traffico a pagamento, quindi degli annunci pubblicitari all'interno di YouTube, all'interno di Google, all'interno di Facebook e dei canali organici, quindi i nostri video YouTube e le nostre newsletter che avevamo già. Per le ads pubblicitarie l'angolo principale che abbiamo utilizzato è stato quello di domina il mercato dell'attenzione. Dopodiché abbiamo detto a queste persone che se volevano seguire una settimana di formazione gratuita dedicata al copy, allora bastava lasciarsi l'email e sarebbero stati avvisati e inseriti in un'area membra riservata. Una volta che sarebbe partita la settimana di formazione, settimana che vedremo tra poco che abbiamo chiamato copy week. Quindi le persone cliccavano sull'annuncio pubblicitario, finivano all'interno di una landing page in cui gli chiedevamo di lasciarci l'email. Una volta che le persone si registravano all'email, finivano su una thank you page in cui gli davamo più dettagli di tutto quello che sarebbe successo e insieme ricevevano un'email con tutti i dettagli della, di, di come si sarebbe svolta la settimana. Avevano creato un calendario di live che... A cui le persone potevano iscriversi. Abbiamo utilizzato un software che fa sì che le persone possano inserire automaticamente tutti gli eventi all'interno del proprio Google Calendar. In questo modo avrebbero ricevuto un avviso prima delle live, prima di tutti gli eventi che decidevamo di fargli seguire. E insomma, abbiamo creato il terreno per prepararli alla Copy Week. Ovviamente l'acquisizione è iniziata 20 giorni prima dell'inizio della Copy Week, quindi chi si iscriveva al primo giorno gli doveva andare informazioni perché da lì a quando sarebbe partito il vero e proprio prelancio la settimana formativa passavano eh, magari 14 giorni quindi dovevamo dargli tutti i dettagli di quando sarebbe iniziato l'evento di come si sarebbe svolto l'evento di come potevano seguirlo di come sarebbero stati avvisati stessa cosa abbiamo fatto con le nostre newsletter noi abbiamo già delle newsletter alcune da 10.000 alcune da 100.000 iscritti ma quello che abbiamo fatto è stato mandare un'email a queste persone per farle iscrivere a una lista apposita per ricevere queste comunicazioni. E questo è un principio di marketing molto importante. Noi infatti, sebbene abbiamo tante liste, non vogliamo disturbare chi non è interessato a un argomento. E questo è il concetto di bridge email. Quindi mandiamo un'email alle nostre liste per chiedergli esplicitamente il consenso di ricevere determinate comunicazioni. Solo chi accetterà di riceverle riceverà tutte le informazioni di copy. È molto facile farsi prendere dalla tentazione di provare a vendere a tutto il nostro pubblico, ma la verità è che non ha nessun senso detta come va detta perché magari abbiamo una lista email di facciamo mille persone di cui 300 sono interessate al nostro prodotto non ha molto senso bombardare di mail anche gli altri 700 perché se non sono interessati l'unico effetto che avremo è che smetteranno poi di magari leggere le nostre email di ascoltare le nostre comunicazioni future quindi ci assicuriamo di comunicare solo con le persone veramente interessate a quello che stiamo per promuovere a quello che stiamo per fare in questa fase in campagna pubblicitaria abbiamo speso circa 4500 euro. Adesso non ricordo il dato esatto, ma più o meno parliamo di questa cifra. E nel giro di 20 giorni abbiamo raccolto, abbiamo creato, dato vita a una lista email di 8.000 persone. Finita la fase d'acquisizione è iniziata poi la fase del prelancio. Quindi la settimana i 5 giorni che antecedono all'apertura vera e propria delle vendite. La nostra fase di prelancio è durata 5 giorni e quello che abbiamo fatto è stato portare tutte queste persone all'interno, quindi mandargli un'imposione. Invito per accedere alla nostra community riservata, quella che potrebbe essere un gruppo Facebook, nel nostro caso era Marketers Pro, e farli entrare in un'area riservata in cui avrebbero potuto seguire le nostre live, ricevere eh, le email formative e, insomma, vedere tutti i messaggi, gli annunci, gli esercizi di copy che avremo pubblicato. Quello che abbiamo fatto in questi cinque giorni, infatti, è stato inviare un'email al giorno agli iscritti alla lista e le mail erano costruite per dare valore, quindi ogni Conteneva un'importante lezione di copy che aveva segnato la nostra carriera. E ovviamente l'altro obiettivo era sempre quello di rompere e ricostruire nuove credenze. Oltre a questo abbiamo fatto diverse live, magari qualcuna l'avete anche vista, le abbiamo tenute qua su YouTube, in cui portavamo dei nostri case study, abbiamo mostrato i lavori che facciamo per i nostri clienti e come ci ha aiutato a venderli su noi stessi. Abbiamo portato dei case study un po' come il video che vi sto portando oggi in cui vi spiega esattamente tutto quello che abbiamo fatto. E oltre a questo, all'interno della community, privata abbiamo cercato di creare una vera e propria community far sì che le persone interagissero che si aiutassero a vicenda abbiamo dato degli esercizi da fare ai partecipanti della copy week e poi abbiamo condiviso insomma altri piccoli contenuti formativi che potessero aiutare queste persone in questo percorso il nostro obiettivo era che in questi 5 giorni di copy week le persone passassero da un livello x di formazione in ambito copy a un livello y e inoltre che capissero che effettivamente potevamo aiutarli questo è il nostro grande obiettivo. È un po' come dire giochiamo a carte scoperte, non voglio venderti un prodotto che hai il dubbio se potrebbe o non potrebbe funzionare. Voglio che tu sia sicuro che il prodotto che ti vendiamo possa funzionare. Finita questa fase, finiti questi 5 giorni formativi, abbiamo aperto le vendite. A questo punto, se abbiamo fatto bene tutto il lavoro precedente, la fase di vendita è la fase, diciamo, più semplice. Questo lo dissi anche nel lontano 2018 sul palco del Marketers World. Cavolo vendere. Ma vi assicuro una cosa, se i step precedenti sono stati fatti bene, questa è la parte più facile. Se facciamo bene tutta la fase che precede il lancio di un prodotto, la fase di lancio è la fase più semplice, con meno lavoro in assoluto. Infatti l'unica cosa che abbiamo fatto è stato fare un paio di live edario per rispondere alle domande, alle obiezioni relative al corso e mandare un'email al giorno in cui spiegavamo nei minimi dettagli il prodotto. Oltretutto abbiamo deciso di creare una cosa molto importante che era un video e una sales letter in cui mostravamo tutti i moduli del corso e come era strutturato. Questo è molto importante perché è, è molto brutto comprare qualcosa a scatola chiusa. Se invece siamo sicuri del valore che abbiamo, è bene fargli vedere nei minimi dettagli come si svolgerà il corso, togliere tutti i dubbi sulle fasi e sugli step che uno dovrà percorrere dopo. Quando togliamo questo dubbio, le persone si sentono molto più sicure a intraprendere un percorso con noi. E alla fine di questi quattro giorni il prodotto ha generato all'incirca euro più, euro meno 200 euro Ovviamente lordi con l'IVA e tutto quello che vogliamo. Ah, mi stavo per dimenticare, nella fase di lancio, oltre a ovviamente mandare delle email, abbiamo fatto anche delle ads pubblicitarie. Abbiamo tenuto ads pubblicitarie attive per tutte le giornate di lancio che ricordavano continuamente alle persone che c'era questo corso. Ovviamente, l'obiettivo delle ads di lancio non è proprio quello di vendere, a vendere è stato tutto il nostro lavoro di prima. È quello semplicemente di rimanere presenti nella testa di chi è interessato, ricordargli ogni giorno che, che questo percorso è disponibile che lo sarà ancora per pochi giorni e che se vogliono acquistare questo è il momento migliore per farlo perché perché finiti quattro giorni abbiamo chiuso le vendite e poi abbiamo alzato il prezzo del prodotto infatti per questo lancio avevamo deciso di tenere una promozione super conveniente perché abbiamo rifatto completamente il prodotto abbiamo aggiunto tantissime lezioni e in più ci sono io che tengo dei veri e propri tutoring a tutti gli studenti quindi una volta ogni due settimane più o meno facciamo delle live in cui le persone mi mandano i loro Progetti mi mandano i loro copi e poi li analizziamo insieme e vediamo come migliorarli come se fosse un po' una vera e propria consulenza. Quindi, nonostante questi aggiornamenti, in questo lancio avevano deciso di non aumentare il prezzo, quindi il prodotto costava come l'anno scorso. Una delle leve che abbiamo usato è stata anche la scarsity, che poi il prezzo sarebbe aumentato. Bene, queste erano le fasi. Del lancio, di come gestiamo un lancio di un prodotto. Ma ora proviamo a entrare un po' più nei dettagli perché questa è la parte, diciamo, più tecnica. Ma cos'è che permette veramente a un lancio di funzionare? Quali sono gli elementi invisibili che trascendono i tecnicismi che fanno sì che un prodotto venda tanto. Come prima cosa, un punto fondamentale che dobbiamo capire è l'autorevolezza del creatore. Quando noi acquistiamo un prodotto, soprattutto se è un prodotto formativo, compriamo il formatore prima del prodotto. Noi possiamo avere un prodotto ottimo, però se nessuno ci conosce, se nessuno è venuto in contatto col valore che possiamo offrire, sarà molto difficile che poi acquisterà da noi. Questo vale sia per i prodotti formativi, ma in realtà vale un po' per qualunque prodotto. Se ci pensate, l'autorevolezza del brand, è fondamentale. Noi, la prima cosa che guardiamo è se possiamo fidarci o no di questo brand. Se il prodotto che stiamo per acquistare ci porterà effettivamente i risultati che il marketing ci sta provando a vendere. E questo è importante per chiunque inizia. Se state iniziando da zero e volete creare o un percorso formativo, ma volete in generale vendere un prodotto, cercate di lavorare prima sull'autorevolezza. Cercate di mostrare i vostri lavori. Cercate di mostrare le recensioni di chi ha già acquistato da voi. Cercate di portare fonti autorevoli che parlino bene del vostro prodotto. Questa è una fase importantissima perché senza questo possiamo seguire alla lettera tutte le fasi del lancio che vi ho mostrato fino ad adesso, ma difficilmente otterremo lo stesso risultato. Quindi, lavorare sull'autorevolezza del brand è una delle cose più importanti in assoluto. E questo si può fare in tanti modi, ne parlo spesso qua nel canale. Ci sono tanti video che scrollando potete trovare in cui spiego come costruirsi autorevolezza. Quindi, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale così vedrete anche i video futuri che farò punto numero 2 importantissimo la struttura del prodotto e la qualità del prodotto come dico sempre un buon marketing non può vendere un prodotto scadente o quantomeno lo può vendere per poco tempo ma difficilmente riuscirà a vendere per tanto tempo vi ricordo che questo era il quinto lancio di questo prodotto è stato creato per la prima volta circa 6 anni fa e ancora oggi riusciamo a fare lanci che battono i precedenti questo non sarebbe possibile se la qualità del prodotto non fosse effettivamente buona e questo è dimostrato dalle testimonianze dei nostri studenti. Abbiamo un'intera love page con centinaia di recensioni positive ed è anzi il nostro corso con il più alto tasso di recensioni positive proprio per questo. Inoltre, seconda cosa importante è comprendere la struttura del prodotto e l'evoluzione del mercato. Quello che abbiamo fatto, il cambiamento che abbiamo fatto sul prodotto in questo lancio infatti è stato non più dare alle persone un semplice videocorso ma dargli anche una community, dargli un'area in cui potessero confrontarsi tra di loro e in cui ci fossi in questo caso io, quindi il docente, che avesse un contatto diretto. C'è un'intervista molto interessante del fondatore di Udemy che ha venduto le sue quote di Udemy per creare Udemy. Se non la conoscete, è l'area membri di videocorsi che vende corsi di qualunque tipo. L'ha chiusa per creare Maven, che è una piattaforma di corsi uguale a Udemy con la semplice differenza che i corsi non sono video lezioni registrate ma sono i cosiddetti cohort Courses, quindi corsi in presenza col docente. Non compri più un videocorso, ma compri tre giorni di formazione con un, un grande manager, un grande imprenditore, insomma, quelli che sono i docenti dei corsi. E questo cambiamento l'ha fatto c'è un'intervista molto bella in cui lo racconta perché dice proprio che stiamo vivendo un'evoluzione della formazione. Infatti ora vende corsi molto molto più costosi: corsi su Maven costano migliaia di euro, mentre quelli su Udemy costano 50-60 euro. Ma quello che oggi le persone cercano non è più. La video lezione registrata ma è un contatto diretto con il docente avere un feedback diretto da parte sua e quindi per questo abbiamo deciso di sviluppare il prodotto in modo tale da poter aiutare al di là delle video lezioni, gli studenti del corso con delle live, con dei tutoring, analizzando i loro progetti. Per questo motivo ci tengo a dirvi che è molto importante seguire l'evoluzione sia tecnologica sia sociale. La consapevolezza delle persone cambia nel tempo. Se sei anni fa bastava un video corso, ora dopo che il mercato si è sofisticato, sono nati sempre più formatori, le persone cercano qualcosa di diverso. Tra qualche anno forse cercheranno qualcosa di ancora diverso. Punto numero tre, gli elementi collaterali della copy week nei miei video dico sempre che information kills sales ed effettivamente è vero dare troppe informazioni quindi fare troppa formazione in una fase di prelancio di un prodotto solitamente è dannoso per le vendite perché se ci pensate uno compra perché gli ho fatto desiderare talmente tanto di sapere qualcosa che è disposto a comprarlo pur di saperlo se invece io ti dico già troppe cose prima ovviamente faccio scendere un po' il tuo desiderio ti ho già dato tantissimi contenuti formativi ti ho già spiegato Quasi tutto perché dovresti volere ancora acquistare il prodotto. Però nel nostro caso, come vi dicevo inizio video, a noi interessa lavorare sul brand. E sappiamo che un evento come la Copy Week, al di là delle vendite che ci ha portato, magari se avessimo fatto un evento formativo più breve, magari avremmo fatto più vendite, ma quello che a noi interessa è investire in un brand sul lungo periodo quindi quello per cui ci è servita la copy week è stato dimostrare al mercato che noi abbiamo tantissimo valore da offrire ha aiutato a consolidare il brand copy mastery insomma tutto il nostro personal brand e tutto il nostro lavoro e questo avrà sicuramente degli effetti benefici sul lungo termine quarto elemento fondamentale che permette a un lancio di funzionare il referral l'elemento di marketing più potente che potrete mai utilizzare sono i clienti soddisfatti del vostro prodotto, del vostro lavoro. I clienti soddisfatti sono coloro che lasciano recensioni positive, consigliano ad altre persone il vostro prodotto e fanno il lavoro di branding al vostro posto, quindi aiutano a consolidare il vostro brand e a parlarne bene al resto del mercato. Questo è il motivo per cui è così importante che il vostro prodotto o servizio crei una soddisfazione reale in chi lo compra. Dovete concentrarvi sul creare clienti felici. E questo infatti all'interno di Copy Master in una delle prime lezioni quando parlo dei principi di un business che funziona, il primo principio in assoluto di cui parlo è quello di creare clienti felici. La vostra bussola nel business per capire se state lavorando bene o no è la risposta a questa semplice domanda. Quello che state facendo vi sta aiutando a creare clienti felici. Aggiungere promozioni pubblicitarie eccessive vi aiuterà a creare dei clienti felici. Ogni volta che dobbiamo prendere una decisione ci poniamo questa semplicissima domanda. E questo perché sappiamo che i clienti felici saranno lo strumento più potente in assoluto per far sì che il nostro brand continui a crescere. Quinto punto, se sei all'inizio del percorso, non investire in un'agenzia. È molto facile farsi tentare all'inizio quando vogliamo abbiamo un'idea, vogliamo costruirla, ma vogliamo farla in poco tempo, cercare un'agenzia di marketing che ci faccia tutto. Però io credo che la cosa molto importante all'inizio sia capire... Chi chi è il nostro pubblico, quali sono le comunicazioni che funzionano, qual è il prodotto che queste persone veramente vogliono. Poi nel momento in cui abbiamo già validato un'idea, creato il cosiddetto MVP e venduto questo prodotto, allora possiamo anche affidarci a un'agenzia esterna. Questo è anche il motivo per cui quando noi scegliamo dei partner con cui lavorare, scegliamo persone in questo momento che hanno già creato una community, che hanno già dimostrato di saper coltivare una community. Lavorare da soli all'inizio sul vostro pubblico, sui vostri prodotti, vi permetterà di capire tantissimo su quelle che sono le cose giuste da fare e poi saprete anche gestire meglio i rapporti con un'agenzia e capire se vi stanno portando l'output che voi desiderate punto numero 6 quando potete poi investite nel fare un rebranding del prodotto investite in, che, in quella che è la veste grafica del prodotto perché questo ovviamente aiuterà a rafforzare la percezione del vostro brand sul lungo periodo all'inizio quando Copymaster è stato lanciato per la prima volta era un prodotto molto più rudimentare Molto più grezzo, le landing page le facevamo noi, tutta la linea grafica la facevamo noi, elaboravamo noi i loghi, però abbiamo validato un prodotto, poi quello che abbiamo fatto è stato reinvestire gli utili di questo prodotto per investire sempre di più nel branding, quindi abbiamo rifatto la linea grafica, ci siamo appoggiati a un'agenzia che lavorasse sul logo, che lavorasse sulle grafiche, se avete visto le ads, avrete visto delle grafiche rispetto a quelle di tanti anni fa molto molto più belle. Ora tutt'ora reinvestiremo molti degli utili di questo lancio da una parte per migliorare il prodotto, dall'altra per migliorare il brand copy master. Questo è sempre ragionamento sul lungo termine versus ragionamento sul breve termine. Bene, Ultima fase, perché in realtà c'era anche una quinta fase di questo lancio, è tutto quello che riguarda il post lancio. Ovviamente noi siamo consapevoli che una volta che chiudiamo un lancio il nostro lavoro non è finito, anzi di solito è appena iniziato. Da una parte perché vogliamo continuare a lavorare sul prodotto, vogliamo continuare a migliorarlo e per farlo quello che abbiamo fatto è stato fare un sondaggio ai nostri clienti. In realtà abbiamo mandato un sondaggio a chi ha acquistato il corso e ai vecchi studenti e un sondaggio invece a chi ha partecipato alla copy week ma non ha comprato il nostro prodotto il risultato sono state centinaia e centinaia di risposte che però ci hanno dato tantissime informazioni utili da una parte ci hanno fatto capire gli studenti i nuovi studenti perché hanno comprato il prodotto quali sono gli ostacoli i problemi che vogliono risolvere e questo ci aiuta a migliorare il prodotto ci aiuta a fare un investimento sensato e oculato dietro il prodotto dall'altro lato fare il sondaggio invece a chi ha partecipato alla copy week ma non ha acquistato il prodotto aiuta a migliorare tutto il marketing e tutte le nostre comunicazioni. Quindi da una parte fare il sondaggio ai nostri clienti ci aiuta a migliorare il prodotto dall'altra fare il sondaggio a chi non ha acquistato ci aiuta a migliorare il marketing. Per concludere questo video, perché fare un lancio di quattro giorni di un prodotto e non venderlo continuativamente tutto l'anno? È un'ottima domanda e adesso rispondo. Innanzitutto noi in realtà non facciamo solo i lanci, anzi in questo momento stiamo proprio riaprendo le vendite del al di fuori del lancio quindi in questo momento se siete interessati a questo percorso potete iscrivervi alla lista d'attesa e nei prossimi giorni avrete l'opportunità di accedere a questo percorso però perché fare i lanci del prodotto il motivo è che sia il lancio sia le vendite sempre aperte rivestono due funzioni fondamentali da una parte lanciare un prodotto per un breve periodo di tempo ci permette di concentrare tutto l'attenzione del mercato sul nostro evento quindi far sì di avere tutti gli occhi puntati addosso e dall'altro anche di fare cassa chiamiamola così velocemente, quindi di avere subito un capitale da poter reinvestire nel marketing e nello sviluppo del prodotto. E questo è molto importante perché senza questo lavoro rischiamo di avere una crescita del brand molto più lenta. Dopodiché una volta che abbiamo fatto questo, attivare le vendite, avere un evergreen, quindi un prodotto sempre in vendita, è molto utile per ricevere tanti feedback sul nostro marketing continuamente e migliorarlo molto più velocemente, in modo da arrivare al prossimo lancio molto più preparati di come eravamo alla Precedente. Ricordatevi sempre, però, piccolo appunto su come si costruisce un evergreen: ricordatevi un altro principio fondamentale del marketing ovvero che le persone comprano quando sono pronte non quando voi gli dite di farlo le persone comprano prodotti quando sono state esposte al vostro mondo ai vostri contenuti insomma al vostro brand sufficientemente a lungo e ognuno ha tempi diversi ci sono persone che dopo due giorni che vi hanno conosciuto che sono entrate in contatto con voi sono già pronte a comprare i vostri prodotti persone che magari saranno pronte dopo sei mesi che vi hanno conosciuto è molto facile infatti utilizzare la propria newsletter solo per bombardare le persone di comunicazione la verità è che noi dobbiamo usare la nostra newsletter, i nostri contenuti solo per trasmettere valore, per aiutare continuamente in modo gratuito le altre persone e poi dar sempre a chi vuole l'opportunità di approfondire il percorso con noi e di comprare il nostro prodotto. Comunque siamo arrivati alla fine di questo video. È stato un video molto corposo, spero di avervi trasmesso tutto il lavoro che c'è stato dietro le quinte, ma ovviamente fatemi qua nei commenti di questo video, insomma sentiamoci tutte le domande tutti i dubbi e le perplessità che avete oltre a questo vi ricordo come sempre in descrizione trovate tutti i link per iscrivervi a questo canale per iscrivervi alla newsletter per scoprire copy mastery e per iscrivervi alla lista d'attesa di copy mastery trovate tutto in descrizione come sempre sentiamoci fatemi sapere cosa ne pensate di questo lancio se avete già provato a lanciare dei prodotti quindi quali strategie avete utilizzato e insomma fatemi sapere anche i progetti che state portando avanti e le sfide che state affrontando. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.